Chers amis de l'Institut culturel italien, chers amis de Pordenone Legge, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons ici virtuellement cette belle initiative poétique organisée par Pordenone Legge, un festival de grande renommée, toujours très attentif à la poésie, un genre souvent négligé mais qui, pour nous Italiens, est au cœur même de notre tradition littéraire. Ce n'est pas par hasard que nous célébrons cette année, en fait, le plus grand de nos poètes, Dante Alighieri. Questa antologia multilingue di giovane poesia italiana ha il triplice merito di riunire insieme tre elementi fondamentali per la vitalità della nostra cultura: la poesia, i giovani e la traduzione. E proprio perché la poesia è voce, è calore, è presenza, vogliamo sperare che questo piccolo festival poetico sia di buon auspicio e con i suoi versi annunci il ritorno della convivialità e della condivisione per il mondo della cultura che non può vivere a distanza. Voglio quindi fare come se i poeti di Pordenone Legge oggi fossero qui con noi all'Hotel de Galifet e come se questa sala fosse piena del nostro pubblico ad ascoltarli. Benvenuti dunque e a voi la parola. Beh, voglio manifestare la mia soddisfazione per questa iniziativa creata assieme agli istituti di cultura italiani in Europa, che fa seguito anche ad un'iniziativa già consolidata della presenza in vari istituti di cultura nel mondo, realizzata grazie anche all'apporto delle associazioni dei friulani in questi paesi. Ho frequentato molti istituti di cultura, soprattutto in Europa, ho avuto modo di conoscere personaggi straordinari che li hanno diretti, come Giorgio Ferrara a Parigi, Lucia Milosky a Praga, e da tutti ho ricavato che nel mondo c'è un grande desiderio di Italia, di cultura italiana, di letteratura italiana, di poesia italiana e di lingua italiana. La lingua italiana negli istituti di cultura è frequentatissima ed è una, noi non siamo abbastanza consapevoli, ma è una delle lingue più studiate nei paesi stranieri. E quindi da questo punto di vista credo che tutta questa iniziativa sia destinata ad un grande successo. La dobbiamo al fatto che abbiamo vinto un bando europeo fatto grazie al MIBACT e la SIAE, oltre che naturalmente a noi stessi, e questo ci consentirà di portare in particolare la voce e la cultura dei giovani dentro l'attività dei nostri istituti e soprattutto della poesia sulla quale noi abbiamo tanto investito. È con grande piacere e con onore che Le Fasce partecipa a questo progetto assieme agli istituti italiani di cultura e assieme a Pordenone Legge, due istituzioni che sono per noi il fulcro della cultura. Lo facciamo nell'intento di tenere i contatti, anche da un punto di vista culturale, con tutti quegli emigranti di prima generazione, ma anche corregionali residenti all'estero, in Europa e se possibile anche in tutto il mondo, con i quali manteniamo sempre dei rapporti molto stretti. La cultura è un aspetto importante, determinante, fondamentale per non solo il ricordo delle origini, per tenere legate le persone ai loro paesi, ma anche come promotore. La poesia è l'espressione più intima dell'animo umano, è un modo di comunicare e di rendere luminosa la vita. Voglio citare un'espressione di un nostro grande poeta, di un uomo di cultura, uno tra i più grandi che Friuli abbia mai avuto, Pierpaolo Pasolini. La poesia è qualcosa di oscuro che fa luminosa la vita. Buongiorno, per questa occasione, la presentazione dell'antologia della giovane poesia italiana
presso l'Istituto di Cultura Italiano di Parigi, vogliamo raccogliere le opinioni e il punto di vista di Fabio Zinelli, che è da molto tempo uno studioso di poesia contemporanea, poi lui è anche professore a Parigi, è uno studioso, anche un filologo, però ha sempre avuto nelle sue passioni, nelle sue cure, facendo parte di riviste importanti, di progetti editoriali anche importanti, l'attenzione per la poesia contemporanea. E che si è concretata appunto in un lavoro frequente di recensione, di organizzazione anche di momenti, insomma, di riflessione. E quindi chi meglio di lui, che appunto in Francia da molti anni vive e lavora all'università, e che non ha mai smesso non ha mai dismesso la sua attenzione per la poesia italiana, chi meglio di lui, a chi chiedere appunto, no, ci siamo detti, alcune cose molto semplici. Intanto il suo giudizio sulla antologia che abbiamo allestito, non tanto un giudizio, diciamo, di valore, quanto un giudizio sul fatto di quale misura sia la rappresentatività. In questo senso, questa poesia rappresenta la realtà della poesia italiana e soprattutto della giovane poesia italiana? Altro motivo, ma questa è una curiosità più da questa parte, ma chissà che non possa interessare anche i francesi, è che ci può essere un qualche legame tra questa poesia che si fa oggi in Italia e quella che si fa in Francia? O ancora, detto diversamente, tra queste poesie, sarebbe forse interessante anche individuare qualche autore, chi lo sa, tra queste poesie che noi proponiamo in questa antologia, c'è la possibilità di immaginare che qualche autore possa interessare ai poeti francesi, ma non ai poeti francesi chiaramente già celebrati, ma ai giovani, per esempio agli studenti della sua università, pensa, no, Fabio Zinelli, che possa qualcuno di questi autori magari essere interessante? E allora lo ringrazio, intanto ringrazio Fabio Zinelli di essere qui con noi, e se posso faccio parlare lui, insomma, a proposito di questa iniziativa che è appunto la antologia della giovane poesia italiana, un'iniziativa di Pordenone Legge e del SIAE MIBAC che volentieri, insomma, presentiamo in questa occasione. Ti ringrazio Gianmario, e eventualmente poi tu stesso mi dirai così, se hai delle reazioni rispetto a quanto io posso dire. E quindi il punto di partenza che assumiamo per parlare di giovane poesia italiana è il vostro lavoro, è questa antologia che comprende 20 autori nati tra l'inizio degli anni 70 e la prima metà dei 90. Allora, la prima cosa, parlando di giovane poesia italiana, è inevitabile considerare la formula che avete scelto. Uno può prendere giovane poesia come un brand, in termini appunto quasi pubblicitari, commerciali, come un format, il discorso della trasmissione con, insomma, dei selezionati e dei vincitori, oppure in maniera più come siamo abituati a fare quando si ragiona in termini critici, ma è quello che avete fatto voi a monte. Direi come un'ipotesi di lavoro, semplicemente. Abbiamo del materiale, fra l'altro sono delle persone che avete incontrato e selezionato, con cui avete parlato, fatto insomma delle esperienze insieme, e su questo si costruisce, insomma, un discorso, l'embrione di un discorso. Ora, due cose preliminare, è che considerando la vostra antologia Giovane Poesia Italiana, ci sono due altri lavori recenti con cui potrebbe essere in qualche modo paragonata, e uno ha un titolo più orientato sul criterio generazionale, che è l'antologia di Giulia Martini, Poeti Italiani Nati negli anni 80 e 90. Quindi hanno rinunciato, direi, alla formula appunto giovane, e hanno
scandito la cronologia in maniera, fin dal titolo, no? La messa innanzi fin dal titolo. E un altro è un libro che non è di competenza francese, ma ci tiene e fa parte dell'interesse del vostro progetto attuale in ambito europeo, è questa grande antologia curata da Ian Wagner e da Federico Italiano, per l'editore Hans Verlag, che si chiama Grand Tour. Grand Tour, viaggio attraverso la giovane lirica, secondo la definizione tedesca di poesia, europea. E quindi confrontando questi tre, ogni libro ha la sua storia, ogni progetto, perché si tratta di progetti, ha la sua storia, mi viene a dire comparativamente che il vostro è un lavoro anche da curatori, nel senso classico quasi del gallerista. Il gallerista può promuovere degli artisti giovani, degli artisti nuovi, e l'aspetto di promozione è comunque importante, perché non si ferma all'accoglierli, gli dà una possibilità, uno spazio espositivo, come avete fatto con la collana, perché l'antologia è il punto d'arrivo della collana gialla, ormai come la si conosce, no? C'è una collana bianca celeberrima di poesia italiana, adesso abbiamo una collana gialla. Nel caso dell'antologia invece di Giulia Martini, poeti italiani nati negli anni 80-90, la cosa è più orizzontale, nel senso che la curatrice è una poetessa che però non si è auto-antologizzata, e direi che il criterio di scelta è più basato su un fatto di network, come si è costituita il dialogo tra poeti più o meno coetanei o leggermente più grandi nel suo caso. Quindi c'è una dimensione orizzontale. Attenzione, dicendo orizzontale non vuol dire che la vostra è verticale, e quindi intendo, no, sono proprio un fatto di strutturazione. Fra l'altro la vostra in qualche modo è anche bicuratoriale, perché c'è un curatore fattuale che è Cescon, pure poeta non autoantologizzato, che fornisce una prima inquadratura dei testi, però poi c'è il tuo lavoro a monte, insomma il lavoro del vostro team, appunto, che si ricordava prima, il proprio lavoro curatoriale. Ecco, nel caso invece del lavoro di Ian Wagner e di Federico Italiano, Grand Tour, sono poeti europei, quindi la focale è molto più larga, però la cosa in quel caso interessante è che hanno naturalmente dovuto lavorare con degli informatori, quindi hanno per ogni tipo di poesia europea inclusa nel volume, hanno dovuto insomma creare una rete per reperire i testi. Ora, come si analizza la poesia giovane? Ma si analizza naturalmente come ogni tipo di poesia. Io ho scritto qualche appunto, mi davo tre criteri di base, insomma abbastanza riconoscibili i miei criteri. Sono una rispetto ai modelli, no? I modelli che banalmente si leggono e che possono aiutare a identificare quel che si fa. Un altro modello molto largo è quello di territorialità, direi, e l'altro è quello degli aspetti linguistici. Ora, rispetto ai modelli, modelli vuol dire tante cose, vuol dire i poeti che i poeti leggono, vuol dire dove si va a pescare nel canone, cioè con quale tipo di canone ci si riconosce. Quindi naturalmente ogni generazione che va verso di noi ha dei modelli sempre più vicini, questo è evidente, no? E quindi chi scrive oggi avrà come modelli, faccio per dire, insomma, Magrelli, Anedda, insomma, un certo tipo di poesia canonizzata che è spendibile e che funziona. E d'altra parte ci sono modelli che funzionano o rispetto alle esperienze personali. Ci sono molti dei poeti di oggi e di quelli anche che si trovano nell'antologia che hanno fatto non solo studi di lettere ma un dottorato, e quindi se dico che Di Luca è influenzato un po', no, influenzato, scrive anche attraverso la lente di Fortini, su cui ha fatto il dottorato, questa è un'evidenza, ma è anche un'occasione per lo stesso Di Luca per fare un certo tipo di lavoro. Ma altri tipi di modellizzazione sono, e ci portano già all'aspetto territoriale, sono per un certo tipo di contiguità ambientale, insomma, che Laura Di Corcia
possa scrivere attraverso in parte non il modello, ma sempre la lente di Fabio Pusterla, lei ticinese, insomma, è una cosa che è nell'ordine delle cose, che dà i risultati interessanti che uno si può aspettare. E poi naturalmente c'è quello che forse per altre generazioni valeva o meno o in maniera diversa, la presenza delle letterature straniere, nel senso ci sono traduttori nell'antologia, Giulio Viano proprio si dà come traduttore, ma ho visto che quasi tutti nella notizia biografica, insomma, in qualche modo mettono avanti un tipo di lavoro traduttorio, con lo spagnolo per esempio, sì, con l'inglese americano naturalmente, e questo è pure al punto che quando c'è un tasso lirico più importante, a tasso lirico vuol dire la lingua lirica, un tempo avremmo detto Ungaretti per esempio, no? O l'ermetismo, invece tu sai oggi che quando uno scrive così è perché ha letto Celan, perché nel canone oggi abbiamo Celan, sì. Peraltro Villalta poeta è stato uno dei primi a usare come si deve, cioè a leggere e a vedere certe cose con la lente di Zena. Rapidamente sugli altri due punti, c'è il discorso del territorio, in qualche modo l'abbiamo già introdotto perché passa in parte anche dai modelli. Non voglio fare un discorso territoriale nel senso di distribuzione, ci sono poeti dell'Italia meridionale e di Roma nella vostra antologia, naturalmente, come è ovvio che sia, per ragioni di focalizzazione, di punto d'arrivo geografico rispetto al territorio dove operate, sono più rappresentati i poeti del nord con, diciamo, uno shift verso il Veneto, ma questo è del tutto normale. Sì, scusa Fabio, ma è proprio questo, perché ha a che fare con quello che tu hai detto all'inizio, cioè questa è un'antologia non che viene a raccogliere, come dire, il meglio della poesia italiana, non è un florilegio, è il risultato di un lavoro editoriale, come tale anche di una serie di preferenze e anche di occasioni, se mi permetti, cioè se un autore giovane che stavamo seguendo ha il libro pronto per fare il libro, tu fai il libro, se non ce l'ha non puoi farlo. No, cioè, quindi no, puntualizzo perché tante volte ci sono i vantaggi e gli svantaggi di un'operazione di questo genere. Da un lato tu puoi avere risultato anche di una certa freschezza, di una scoperta quasi, dall'altro puoi perderti anche e non avere qualcuno che è molto bravo, ma perché non le strade della pubblicazione non si sono incrociate. Quindi, certo, e questo ci riporta un po' all'immagine della galleria, tutto sommato, no? Questa non è web art, per cui c'è un dominio generale di ogni punto della carta in qualche modo, no? La galleria ha un luogo fisico, è fatta appunto poi anche di incontri, di incontrare prima gli artisti del territorio e poi naturalmente con una rete di relazioni anche molto, molto più larga, insomma. Comunque il fatto che questa galleria sia a sua volta territorializzata porta però anche un'attenzione a aspetti territoriali anche di altri luoghi. Voglio dire, ci sono territori linguistici in queste vostre poesie, cosa sempre più rara, direi, nella poesia di oggi. Un tempo, per ragioni anche sociologiche, direi lo era meno. Penso ad Azzurra d'Agostino, che ha dei testi in bolognese appenninico, diciamo, ma c'è anche La Bionda con degli inserti in siciliano, e c'è Marco Pelliccioli con delle schegge di bergamasco nelle sue poesie, quindi c'è questo paesaggio linguistico che entra anche nella categoria della territorialità, che mi sembra del tutto caratterizzante, una delle caratteristiche dei testi che avete raccolto. Altra cosa sono i territori appunto virtuali, che sono però dati dalle reti network, oppure culturali, e per culturali vuol dire, direi, i mestieri fondamentalmente, cioè l'aspetto sociologico, quale poeta fa che cosa, insomma. Si diceva prima, alcuni sono PhD poets in un certo senso, no? Come naturale che sia, ma ci sono altri mestieri.
clerice, la clerice d'Este che fa la radiologa di fatto, e sono testi interessanti anche perché naturalmente il mestiere entra nella sua poesia senza però diventare una poesia, quella che diremmo una poesia del corpo. È interessante come non si tecnicizzi, perché entra come tema importante ma non funziona da catalizzatore linguistico. E poi c'è, rispetto a questa cosa della territorialità, che non è appunto solo geografica, un altro aspetto che abbiamo detto dell'italiano della porta accanto, l'italiano della Svizzera, insomma, che del resto ha una sua cittadinanza nella poesia italiana da tutto il Novecento, come minimo, ma c'è anche quello che è rappresentato nell'antologia da Kadir Yusuf Aboukher, l'italiano di nascita ma con radici culturali diverse, e in questo caso, questo è importante anche per quel che si può dire dopo della poesia francese, in realtà è questo è molto difficile, perché le poesie sue sono belle, non so se è vero che c'è una modalità linguistica più libera che può ricordare il rap, eccetera. Siamo sempre a rischio del cliché, no? Quando si considera un'alterità culturale più importante, allora si pensa, certo, a identificarla rapidamente in un certo modo. Convengo che nel suo caso si respiri una certa area di libertà linguistica, questo sì, che non diventa però plurilinguismo rispetto a culture d'altrove. E qua rapidamente si può anche inserire un altro fatto che non poteva essere rappresentato nella vostra antologia, quella dei poeti migranti. I poeti migranti sono persone che sono nate altrove e che scrivono in italiano, e sono quindi l'effetto qua è di distorsione, perché non sono più anagraficamente poeti giovani, ma lo sono linguisticamente, nel senso che hanno cominciato a scrivere in italiano dopo, di solito dopo aver cominciato a scrivere nella loro lingua madre. E così arrivo, direi, all'ultimo aspetto ineludibile, che è quello di fare qualche appunto di tipo linguistico, naturalmente. E questo vale veramente per quel che si vede nel vostro lavoro dei testi, rispetto ai testi raccolti, ma direi in generale quanto si osserva veramente nella poesia di chi è nato forse nei 90, mettiamoci pure tranquillamente anche gli 80, nel senso che da un lato siamo a un livello di pacificazione linguistica, nel senso siamo, come dire, non c'è più... il postmoderno è già storia, insomma, no? Quindi il linguaggio non è più critica, e quindi non esiste neanche più una critica del linguaggio. Il linguaggio è una delle modalità, abbiamo linguaggi a disposizione, no? Sono vari modi per cui possiamo scrivere, e naturalmente i modi passano dai modelli, quindi si torna un po' a quel che si diceva prima, e visto che il postmodernismo non esiste più, esiste la possibilità di rifare il modernismo, cioè vuol dire di tornare per esempio ai grandi autori americani, e questo è il caso, questa tendenza, chiamiamola neomodernista, per esempio di Maria Borio, che non per niente ha come parola lente, parola concetto, quella di trasparenza, che è una categoria, si può dire, veramente modernista. Attraverso la trasparenza si vede il mondo che appare in maniera limpida, e si può addirittura trovare una quasi metafisica delle cose, che non è necessariamente una metafisica dotata di un dio o di qualcosa del genere. E c'è un'altra autrice che non è antologizzata, ma che fa parte della vostra gialla, che è Francesca Santucci, che funziona, che pure potrebbe andare in questa, con modalità sue personali, che potrebbe pure rientrare in questa modalità della scrittura, l'ho chiamata neomodernista, nel suo caso invece la superficie, il tema, e non la trasparenza, se vogliamo. Ecco, c'è un altro aspetto che non è assente dal vostro lavoro, e che è probabilmente quantitativamente più presente in quello che si vede fare oggi, cioè in modalità della cosiddetta scrittura installativa, cioè una scrittura che ha un dialogo con quello che si fa nelle arti plastiche, ma non tanto per ibridare i vari modi, no? di scrivere o dell'agire artistico, ma perché è proprio un
modo di osservazione indiretta del mondo che passa attraverso un forte tasso di concettualizzazione, cioè si creano concetti come opere d'arte, il concetto fa parte dell'opera d'arte. Nella vostra antologia c'è uno dei migliori poeti, penso, in assoluto, italiani, e comunque che bene si inserisce in questa categorizzazione che stiamo dando, che è Gian Maria Annobi, con cui peraltro si apre l'antologia, ma per ragioni semplicemente alfabetiche. Cioè Gian Maria si trova ad essere il primo. Ecco, e poi invece, per tornare, visto che si è detto postmoderno, modernismo, i linguaggi, la critica del linguaggio, le altre lingue, sì, e direi che si può poi ridurre invece a il problema del linguaggio, le sue categorie ultime e più semplici. Cioè il fatto che oggi scriviamo di più, scrivono di più noi stessi, di quanto non si scrivesse quelli della nostra generazione, per esempio, perché si scrivono email, insomma, è un altro tipo di scrittura, ma si scrive di più. Cioè, e non si scrive per incidere, ma si scrive in mille situazioni quotidiane. E questo ha una ricaduta su come un poeta che scrive oggi si mette a ricomporre il mondo. Cioè ha i modelli, ha le cose grandi e importanti, ma lui stesso è confrontato a questo suo passaggio per una scrittura più quotidiana o nella quotidianità, che lo porta per esempio a usare anche forme narrative, non sono solo temi narrativi, ma forme narrative, e sono ben rappresentate, direi, in molte poesie, in molti dei poeti che avete antologizzato. E proprio sulla cosa del linguaggio potrei cercare di rispondere molto parzialmente a quello che dicevi sulla Francia. Secondo me fino a poco tempo fa quello che potevano dare i poeti italiani e i poeti francesi era questo elemento in più di territorialità e di plurilinguismo, perché sappiamo che la tradizione francese, sia narrativa che in poesia, è una tradizione molto monolingue. La variazione passa più attraverso gli esperimenti sintattici. Non a caso hanno inventato per primi la poesia in prosa, no? Rispetto a quanto hanno fatto gli altri. Quindi il fatto che il plus di territorialità, anche a volte di vernacolo, ma comunque il famoso plurilinguismo della tradizione italiana, era un qualcosa di più che poteva interessare ai poeti francesi. Ora, questo che dicevamo prima è rappresentato nell'antologia, quindi può essere un aspetto che potrebbe interessare qualcuno che si trova nelle mani questo libro. E d'altra parte, però, proprio perché in quello che si fa in Italia oggi, questa componente che era più importante nelle generazioni precedenti è un po' più ridotta, io penso che quello che potrebbero trovare è uno specchio di se stessi, nel senso che un conto è la tradizione nazionale, allora dici italiano è più forte il plurilinguismo, quindi ci interessa quello, però è più probabile ormai trovare il doppio di se stessi, nel senso che tutti usano i social, tutti conoscono la scrittura digitale, tutti leggono la poesia americana. La poesia americana vuol dire Wallace Stevens, ma vuol dire anche Amanda Gorman, insomma, e quindi vuol dire che avendo tutti dei modelli o degli orientamenti, o anche in questo caso la parola tendenza è giusta, non è solo un effetto di moda, seguendo delle tendenze simili, è più probabile che possano trovare degli effetti d'eco, che naturalmente quelli sono sempre di interesse. Poi quello che troverebbero, ma quello lo trovi, è una delle cose belle per qualsiasi tipo di poesia del mondo che leggi per la prima volta, ci trovi un paesaggio diverso, insomma, in qualche modo, no? Quindi questo è sicuramente... Questo abbiamo, grazie Fabio Zinelli, portiamo a casa queste riflessioni che sono molto interessanti e ci fanno concludere che le diversità sono meno evidenti, viviamo tutti più uguali in Europa, siamo sempre più simili, però l'elemento del paesaggio, del plurilinguismo è da tenere per buono, e forse anche se, come hai fatto notare tu, ci si fosse meno schiacciati sul presente, ci fosse più attenzione anche alla tradizione, forse soltanto per la tradizione novecentesca, avremo anche a volte basi, fondamenta più solide. Comunque ti ringrazio tanto per questa tua partecipazione, speriamo che presto si possa continuare il dialogo. Volentieri. Arrivederci. Grazie, ciao, grazie a voi.
Grazie ancora, quindi adesso è venuto il momento di ascoltare cosa ci dicono, anzi cosa leggono i nostri poeti. Il libro che ho pubblicato per la collana La Gialla, Lieto Collo Editore, si intitola In tutte le direzioni ed è un viaggio che parte da un passato mitologico, gli Argonauti, fino ad arrivare alle migrazioni dei giorni nostri. Scopo di questo viaggio è riconoscere e accogliere la diversità. La diversità è effettivamente una parte integrante della nostra personalità. Quanto spesso compiamo delle azioni e non sappiamo il motivo per cui le abbiamo compiute. È come se uno straniero abitasse dentro di noi, uno straniero che fatichiamo a riconoscere e ad accogliere, che ci fa paura perché non possiamo controllarlo. Esattamente come il cuore che batte, che forse è lo straniero per eccellenza. Il libro si divide in tre sezioni. La prima sezione parte appunto da un passato mitologico, la seconda sezione si concentra sul passato prossimo, quindi gli italiani che emigrano in America, e nella terza sezione c'è un poemetto ambientato ai giorni nostri. Io leggerò alcune poesie tratte dalla prima sezione del libro. Dove si inerpicheranno i gufi? Da che distanza predicheranno l'alfabeto? Tu picchierai la testa 10 volte, bambina, prima di scoprire il rotondo del rosso, la puntura del verde. Morirai di fame, attendendo la promessa. Le parole sono fatte per coprire, asfaltare il dolore d'un mondo crudele. Sotterrerai mute vergogne, in silenzio spaccherai pietre. Si alzerà un grido, tu non chiedere niente. Il giallo è quel meccanismo estraneo che non bagna la testa ai cuccioli, si rifiuta di leccare i loro ventri, solo come sfondo, lascia che le cose capitino, non aggrinzisce la palta degli eventi. Ma nello stomaco è tutto diverso. Nella pancia dei bambini nascono fionde, germogliano mostri. Il male si partorisce tutti i giorni. Avvelenammo le navi come se fossero corvi. Per un lungo periodo camminammo e le mete erano sempre diverse. Nei nostri occhi bruciava tutta l'Africa. Eravamo gente come voi, forse meno scaltra. Il passato ci cinghiava sulla schiena. A un certo punto gli scrigni si chiusero per sempre. Dietro i nostri occhi continuava, violenta come un chiodo, la caccia alle streghe. Tradurre è gettare la schiena sui sassi, guardare l'orologio compiere un giro su se stesso. Portavamo bestiami dalle montagne alle pianure. Le rocce profumavano di salvia. È stato un grido a squarciare l'ipocrisia, a trasformare il nettare in cinghiale. Abbandonammo i campi con la pioggia. Rimasero le mucche a testimoniare l'erba. Alcune annotazioni su Voci dal fondo di Sebastiano Gatto. Più di 15 anni fa, una studentessa di storia fece una tesi sul fenomeno, allora si diceva così, delle badanti. A rendere speciale quel lavoro contribuirono l'intuizione di cogliere agli albori un mutamento storico in atto, la capacità di valutarne gli sviluppi e, dato fondamentale, la sensibilità di utilizzare, anziché quella del saggio, la forma della raccolta di storie di vita. Non ultimo, un aspetto metatestuale. Solo uno straniero in Italia, la studentessa era spagnola, poteva capire così precocemente e tanto profondamente lo stato d'animo di quelle donne e quegli uomini costretti a lasciare famiglia e paese d'origine. Non a caso, da quelle interviste nacquero alcune amicizie. Il desiderio di prendere in prestito alcune di quelle voci e farne poesia esiste da allora. Ogni tentativo, tuttavia, è stato da sempre frenato da un qualcosa che aveva a che fare col pudore. Voci dal fondo oggi esiste non perché siano passati molti anni, il senso del pudore è sempre vivo,
ma grazie al ricorso a un neonarrante realmente fittizio, un infermiere figlio di migrante, che ha reso meno impervio pronunciare quelle storie. È l'infermiere che parla, non io. Sue, non mie, sono le voci che salgono dal fondo della storia e delle corsie. Più di 15 anni sono passati, nel frattempo quella studentessa sarebbe diventata la madre di mio figlio. Il tarlo lo senti in corsia, quando i parenti di chi muore, invece che al dolore, si abbandonano a ordinarie burocrazie. Lo senti nei lungodegenti, che in vestaglia rimandano la morte, inserendo centesimi per un altro caffè. Basta osservare, saltuariamente rubare parole, per rendersi conto che il tarlo non smette di rodere mai. Poi timbri, imbocchi l'uscita. Già al primo barlume di vita il tarlo tace, non rode più. Seconda persona singolare. La seconda persona singolare possiamo usarla al posto della prima per maledirci o spronarci. Seconda in grammatica, ma prima di fatto. Persona è maschera in etrusco, foro, da cui fuoriescono suoni in latino. Ufficio, pare, in babilonese. Singolare è l'unico, ma anche il folle. La gerarchia delle persone viene dalla prossimità a chi sta parlando e da dove guarda, ma prossimo è anche l'oggetto del mio approssimarsi. Tu sei l'altro e il solo cui sono appresso, la maschera che mi comprende e scopre. Tua è la voce che mi pronuncia, l'eco che ho l'obbligo di pronunciare. Adanna, inteso Akhmatova. 17 mesi trascorsi davanti ai cancelli di Cresti, da Lev, figlio tuo detenuto. Per molto meno cantano i poeti. Non tu, Anna, che per piangere versi hai bisogno di un'altra madre, che sommessamente ti sradichi da dentro le parole. Accetterai solo se il requiem non sarà per il tuo, ma per ogni figlio. Direi di sì solo se la tua tomba non sarà dell'Akhmatova, ma di ogni madre, perché prendere parte significa sottrarsi, perché il solo gesto fondante accresti, come presso tutte le croci, è la rinuncia. George Pfeiffer, cosa la sorprende nella vita? Vladimir Nabokov. La sua completa irrealtà, il portento della coscienza. Quella finestra che si apre di colpo su un paesaggio illuminato dal sole, nel mezzo della notte del non essere. La disperata incapacità della mente di far fronte alla propria essenza e al proprio senso. Questo è l'estratto di un'intervista a Nabokov che ho scelto per aprire il mio libro Manuale di insolubilità e che accompagna il percorso che ho fatto nello scriverlo, nel tentare di traslitterare, di trascrivere, di spiegare quello che mi sembrava più inspiegabile. La mancanza di senso, l'insolubilità. Ora leggerò delle poesie tratte dal libro. Dalla sezione Un complesso sistema di eventi intempestivi. Volevo un viso magro da trasportare nell'aria già colma di visi e corrugamenti. Volevo che non crescesse nulla del mio corpo, che si attenuassero le forme, che stazionasse infinitamente la quantità di spazio a me assegnata. Volevo un viso per la bambina che non era mai bambina, una forma di linea, un
per la iena che non ero. Volevo annientare, allucinare, devastare le curve del tempo. Volevo fermarmi nell'istante, epifanica, farmi statua. Dalla sezione fingemmo di scaricarci le unghie, scriverci in petto. Sulle porte azzurre inchiodiamo il mosaico dei giorni. Ormai è difficile notare la differenza fra vecchio e nuovo. Le spore che ci assegnano irritazioni a livello superficiale. Non è lo stesso materiale che compone gli occhi, non è assembrare le ansie adiacenti, non è essere più o meno in gamba, piccoli e pratici, oppure destinare le forze a problemi minori. Talvolta chiudiamo le finestre e da dentro guardiamo l'ombra del nostro capo sul cortile. È l'ennesima dimostrazione che il giorno non muore, ma noi lo seppelliamo. Dalla sezione il nostro amore al di fuori della legge. Il nostro amore al di fuori della legge, nutrito con sondini tremendi, alimentato da droghe mai sentite prima, riservato, vitale, schiaffeggiato dalle onde comuni che poi lo accarezzano, dispiaciuto, preoccupato, presente il nostro amore privo di mansioni, denunciato, perdonato, reso esempio, fatto prova di stigmate e altre gelide guerre. Leggerò alcuni testi da Aprile di là, che è questo libro che è uscito nel 2016 e che contiene anche una parte antologica dei miei primi due libri, Il fianco dove appoggiare un figlio e Il rubino del martedì. Come sbiadisci, infranto, evapori, spento da lunghe litanie. Resisti e con le mani cerchi di frenare la danza della sfioritura. Istanti pietrificati hanno in cima corone di neve. Ed è tutto qui, sventrato, il pollo che girava beccando felicità. Non è ridere, incidere col coltello una bocca morta. Dentro questo Vietnam girato a spalla, lascio alla Bajur indicare un fioco pallore di luna. Attendere, bambina, piegata sul prato, i grilli, uscire dal buco del cuore. Ci vorrebbe proprio tutto il tempo di cucire un bottone, quel fermarsi in quel punto della camicia, su e giù col lago, e il filo lungo che va in alto e scende. Quell'andare al di là e tornare basterà. Il viaggio di una madre, il puntino luminoso della sua mano, che dal cielo scende e sale un filo che fra le dita sembra attraversare niente. Io ti avevo stretto la mano nella panca della chiesa dei servi. Sentivo che piangevi. Non sapevo come ricucire il fiore sdraiato del tuo respiro con tutte quelle radici al vento.
L'alba è una donna che si infila le calze lentamente, come sapesse di essere guardata. La luce batte sugli zoccoli degli uccelli, è un grido che non cade. Nel cielo, nel corridoio di una casa, è una madre chiamata, entra in camera, ti copre le gambe, le spalle, ti sveglia e se ne va, scuotendo il muro, ballando, biondissima, alla Marilyn Monroe. Ti volti appena nato, come se niente fosse accaduto. I tuoi occhi sono così blu da ingannare i fiori, il loro andare ogni mattina incontro al cielo. Mentre il giorno sembra mio nonno che fa un cenno con la mano, come dicesse vieni, e sorride. Tu li sbagli spesso i momenti della vita, le carezze troppo forti, i baci che svegliano, le domande che irritano. Ma io non li voglio cambiare, quei tratti di violetta nel muro slabbrato, quello sbagliarsi limpido del vento che non distingue il cappello dalla polvere. Non avere paura di me, tiro i sassi per veder volare gli uccelli e ricadere la rotta verso di me. Dopo l'esplosione della mia voce, ascolto il cinguettio non più mio. Oh mio sole tiepido d'ottobre, che ritorni sempre come se fossi una vetrata trasparente. Dalle topaie escono, stirandosi, gatti scuri. E se fosse un elenco la vita? Lanciare i sogni sui pavimenti, ripartire poveri e ingordi, dal cerchio tagliato d'un ramo qualunque. La catena tira, tutto torna dentro rapidi soffitti. Respira forte, se puoi, allontana da me quest'aquila che sento rigare l'aria. Unghie più calme vorrei nel viso, intravedere fra le dentate onde accavallarsi un tempo a pancia nuda. Un caloroso ringraziamento a Laura Corcia, Sebastiano Gatto, Greta Rosso e Francesca Serragnoli per aver condiviso con noi la loro opera, con l'augurio di continuare a leggerli in future composizioni. Grazie di nuovo a Pordenone Legge per aver riportato alla ribalta la poesia e un arrivederci al festival di quest'anno, con la speranza che si possa tenere in presenza. En ce qui nous concerne, le rendez-vous est pour le moment encore en ligne sur notre site et sur notre profil Facebook, dans l'attente de vous accueillir pour une nouvelle saison d'événements culturels ici à l'Hôtel de Galifet. Merci et à bientôt.